Giuseppe Melissi, presidente del Comitato Regionale ASI. È una giornata speciale questa dell'inaugurazione della piscina comunale di Bova Marina dopo 14 anni di traversie. Cosa ne pensa? Sì, allora questa per noi in realtà è una giornata molto importante. Io addirittura la definirei storica, perché questa piscina, voglio dire, è stata costruita tanti anni fa appunto e poi è stata abbandonata completamente. Certo non per responsabilità dell'attuale amministrazione comunale, ma comunque nessuno si era mai fatto carico di prendere in gestione o quantomeno fare una gara d'appalto per la gestione della struttura stessa. Il sindaco Vincenzo Grupi nei scorsi mesi appunto assieme alla sua amministrazione ha pubblicato un bando per l'assegnazione temporanea della struttura. Il Comitato Regionale ASI Calabria, da me presieduto, ha ritenuto opportuno appunto partecipare a questo bando e la struttura ci è stata assegnata. E oggi è un giorno molto importante non solo per noi ma anche per tutti i cittadini di Bova, perché questa realtà, questa struttura finalmente diventa appunto fruibile. Il nostro obiettivo principale è quello di realizzare un importante centro di aggregazione sportiva che riesca a coinvolgere un po' tutti i cittadini di Bova e dei paesi limitrofi. Tino Scopelliti, che abbiamo sentito prima della direzione nazionale, ci ha detto che avete avuto difficoltà nel trovare i settori di nuoto nella zona. Vengono da Ardore, vengono da Siderno, da Reggio, ma non ce ne sono qua. Da questa piscina potrebbero uscire istruttori di nuoto della zona? Sì, allora è vero, in realtà è vero, non abbiamo avuto l'opportunità, abbiamo provato a trovare qualche istruttore di nuoto di Bova Marina, purtroppo per stare in vasca e soprattutto a contatto con i bambini è necessario avere dei titoli specifici. Titoli che comunque abbiamo riscontrato appunto in altre persone dei paesi vicini e di Reggio Calabria, cioè che già li possedevano. Noi abbiamo come obiettivo quello di fare un corso di formazione che sarà fatto probabilmente fra la fine di quest'anno e l'inizio dell'anno prossimo, per formare appunto per rilasciare questi brevetti e per formare dei ragazzi che possano poi venire a collaborare qui con noi. Qual è la vostra priorità come ASI nella gestione della piscina comunale di Bova Marina e di tutto il territorio? Sì, chiaramente come dicevo prima l'obiettivo principale è quello di creare un centro di aggregazione, soprattutto sportiva. Abbiamo in programma l'organizzazione di diverse manifestazioni e quindi sempre chiaramente di nuoto. Faremo due o tre manifestazioni di certo fra la fine dell'anno 2015 e il 2016, dove cercheremo appunto di coinvolgere non solo i cittadini di Bova Marina, ma chiaramente porteremo delle società di nuoto, delle squadre vere e proprie che proverranno da tutta la Calabria, quindi cercheremo un po' di far sì che questa fascia di questa costa diventi un attimo un punto di aggregazione per tutta la Calabria, anche se non è facile, comunque non sono moltissime le strutture, quindi con ogni probabilità il nostro augurio è quello di riuscirci e l'obiettivo appunto principale è questo.